Questa è la PCB che controlla tutto, cioè sia il motorino del braccetto che la trazione diretta del piatto. E in diversi forum parlano che il problema dovuto al queuing è sostanzialmente dovuto a questi due condensatori qui. Col tempo perdono di capacità. Questo è un giradischi, vediamo qui la data del settembre 87, e quindi si potrebbe provare a sostituirli e vedere se effettivamente risolviamo il problema. Sono dei condensatori da 47 microfarad 6.3 volt, entrambi marchiati TK, sono anche facili da trovare qui sulla scheda, rispettivamente il 501, eccolo là. 501 e il 307. Andremo a sostituire. Qui abbiamo dei condensatori da 47, 16 volt, 47, eccoli qua. Li sostituiamo con questi e vediamo che succede. Procediamo a dissaldare i rispettivi condensatori, quindi abbiamo detto il condensatore marchiato 501 e condensatore 307, e andiamo a sostituirli con degli altri condensatori con egual capacità. Qui poi andiamo a risaldarli, è appunto il C501. Per fortuna questa scheda è molto leggibile, molto ben fatta, quindi veramente la procedura è molto semplice. Andiamo a togliere e a rimuovere i reofori. Ecco lì qui, rimontati perfettamente al loro posto. E adesso andiamo a ritestare il tutto rimettendo tutti i vari componenti in sede. La PCB che vada esattamente a piazzarsi sui tasti, sui rispettivi tasti, un po' di cablaggio, sistemazione anche dei cavi. Fissiamo in sede la PCB, poi successivamente andrò a rimontare tutte le viti. Intanto per effettuare il test avevo preferito, insomma, fissarla ed alloggiarla, almeno che stesse stabile. Ora andiamo a rimuovere il case e proviamo a vedere se funziona. Vediamo che abbiamo ancora però qualche problemino. Infatti l'autoritorno ancora non funziona e i tasti sembrano non rispondere ancora correttamente. Ma in realtà c'è un'altra procedura da fare che troviamo anche nel manuale, che è quella praticamente di sistemare in un punto, chiamiamolo zero, di reset la meccanica del braccetto. Quindi nuovamente ho dovuto rigirare sotto sopra il giradischi, svitare queste benedette viti che non so quante volte le avvitate e svitate. Svegliamo la meccanica col motorino. Verifico che il pistillo con la molla che alza e abbassa il queuing con l'ammortizzatore sia funzionante. Qui ripeto la procedura che avevamo visto precedentemente con quei tastini di reset o comunque di controllo dove vanno a dare la posizione. Informazione della posizione del braccetto alla scheda PCB e quindi al relativo queuing e fine corsa del disco con l'autoritorno, con l'autostop. Qui muovo il braccetto in modo tale da verificare che sia libero l'ingranaggio. La meccanica è a posto, quindi il problema è sulla meccanica del motorino controllata dalla PCB. Qui
vediamo che si è resettato, o meglio, ha cambiato posizione, quella posizione che avevamo visto nel precedente video, e adesso vado a fare la procedura descritta nel manuale e devo portare l'ingranaggio in un punto specifico ruotando l'ingranaggio principale del motorino. Deve stare in un punto specifico. Rivado a montare tutto nuovamente, avendo predisposto il meccanismo come da manuale sul punto specifico, e qui potete vedere che una volta che lo accendo fa una specie di procedura. Prima va avanti e poi va indietro. E qui, come scritto dal manuale, effettivamente è quello che dovrebbe fare quando è sbloccato e la scheda funziona correttamente. In realtà questa procedura l'avevo provata a fare anche prima di cambiare i condensatori, ma non rispondeva correttamente, non faceva gli stessi movimenti che ha fatto in questo istante. Quindi, cambiando i condensatori rispettivamente il 501 e il 307 e applicando quella procedura di, chiamiamola, reset della meccanica del braccetto, giridischi ha iniziato a funzionare correttamente, rispondendo al cueing, avendo il braccetto sbloccato e facendo anche l'autostop con l'autoritorno, come vedremo adesso. Ecco, adesso il cueing funziona e quando lo premiamo lui si alza. Ora non ci resta che vedere di regolare l'altezza. Proviamo a fare stop, vediamo. Funziona. Ok, c'è un leggero saltino. Qui appunto si può decidere se regolarlo un po' più alto o meno in modo che vada a scivolare correttamente. Allora premiamo cueing, lui si alza e con un cacciavite a taglio dobbiamo andare a regolare quella vite lì. Girando in senso orario si abbassa, in antiorario si alza. Proviamo così. Adesso è bello alto. Eccolo qua. Andiamo a vedere. Ecco, perfetto. Scivola molto meglio sopra. Perfetto, funziona anche l'autostop. Ottimo.